Allora, adesso prendiamo un ramo dalla pianta della quale vogliamo fare, diciamo, il duplicato. Vogliamo fare dei rami nuovi. Vediamo di prendere dei rametti belli con qualche gemma, ovviamente. Qui adesso provo a prendere. Non sono rametti proprio uguali, ma vediamo di farli diventare simili. Ecco, così. Qui ci sono troppe gemme per cui tagliamo, perché dopo la pianta non riesce se no a dare il nutrimento. Adesso qui creiamo un taglio. Cioè, eliminiamo parte della corteccia di questo rametto e andiamo a creare una V, così. Cerchiamo di fare lo spacco che sia, non dico perfetto, però insomma abbastanza buono da poter infilarsi nella spaccatura, eh? Poi guardiamo come è messo il rametto in modo da vedere qual è la direzione del ramo per poter far sì che non si tocchi con l'altro ramo. Ecco, una cosa importante è che questa corteccia combaci con la corteccia della pianta alla quale vogliamo innestarlo. Togliamo la parte, così mi hanno insegnato, togliamo la parte di corteccia che resta all'interno della pianta. Lo bagniamo con la saliva e poi lo infiliamo facendo combaciare, stando attenti a far combaciare la corteccia con la corteccia della pianta sulla quale vogliamo fissarlo.